Bentornati amici ascoltatori di By Night Roma 104.5. Come promesso proseguono le nostre interviste con moltissimi ospiti, ma in particolare questa sera ci addentreremo in un magico mondo, il mondo di Babbo Natale, con l'ospite di questa sera, Giorgio Onorato Aquilani, il titolare del negozio Il Regno di Babbo Natale. Benvenuto Giorgio. Grazie mille e un saluto a chi ci sta ascoltando e anche a chi ci sta vedendo, perché abbiamo telecamera, ci guarda. Anche in video possono vederci assolutamente. Allora Giorgio, non posso non farti questa domanda: perché questo nome, Il Regno di Babbo Natale? Beh, perché molti parlano della casa, però in realtà noi pensiamo che il concetto vada più ampliato, più esteso, perché è proprio un concetto, il concetto di un regno dove dentro c'è tutto, non solo una casa. C'è tutta la magia, la storia, la tradizione, perché anche tutto questo lo possiamo trovare all'interno del negozio, il tuo negozio, che però non è un semplice negozio, appunto, è un regno, perché è molto esteso questo negozio. Quanto è grande? Beh, abbiamo iniziato circa 5 anni fa con una superficie di 150 metri quadrati, arrivando dopo 5 anni a sfiorare i 2000. I 2000 metri quadrati di negozio, cari ascoltatori, diciamo, non è cosa tutti i giorni. No, possono sembrare tanti, possono sembrare pochi. La cosa che realmente importa per noi è riuscire a staccare con ciò che c'è fuori da questo negozio e immergere il visitatore all'interno di un ambiente, di un'atmosfera che solo quella lì del Natale riesce a trasmettere a quel bambino interiore che abbiamo dentro, che abbiamo, e anche a quello noi esteriore che magari teniamo per mano e sta lì. Assolutamente. Il Regno di Babbo Natale, quando è nato questo negozio? Ecco, addentriamoci un attimo nei cenni storici. Sì, è nato 5 anni fa, ma da dove è nato? È nato dalla voglia di non chiudere quei scatoloni il 7 gennaio pieni, col viso striato da lacrime, perché è passato quanto? 2-3 settimane e gli amanti del Natale vorrebbero trovare un alibi per estendere quel periodo. Non finisse mai in realtà. Il più possibile. E noi abbiamo provato, proprio perché abbiamo avuto questa fortuna di una trasmissione molto forte della tradizione natalizia, e questo è stato un bellissimo alibi che ci siamo costruiti, dandogli anche un risvolto commerciale, economico, che tiene in piedi tutta l'operazione, ma per fare una cosa incentrata proprio sul nostro amore per il Natale. Quindi è una cosa che viene guidata dal cuore, in America direbbero heart driven. E si avverte, perché evidentemente se ogni settimana in questo negozio da settembre a gennaio partono persone da tutta Italia e Europa per magari trovare anche cose che potrebbero acquistare sotto casa, significa che qualcosa di diverso magari la trasmettiamo. Assolutamente, anche perché oltre ad essere una bellissima esperienza, voi all'interno del negozio Il Regno di Babbo Natale offrite molte attività per i più piccoli, per i bambini, e dei servizi. Iniziamo a parlare di servizi. Che tipologia di servizi offrite? Beh, la prima cosa è quello di staccare con l'ambiente esterno e di immergersi in un'atmosfera dove non si paga nulla per entrare. Quindi chi vuole venire a passare anche un paio d'ore attraverso questo un bel percorso fatto di attività e di atmosfera, anche senza comprare uno spillo, è benvenuto, anzi ci trova tanti appassionati pronti a chiacchierare. Detto questo, ovviamente il Natale, abbiamo già nominato i bambini, e mi metto in quel cerchio perché il mio bambino interiore l'eterno bambino esattamente sono i protagonisti, anche se si parla di un negozio. So che la cosa può collidere un pochino, ma in realtà non è così. Loro già dal momento in cui entrano all'interno del negozio si passa per un'area molto grande, circa 300 metri quadrati, dove c'è la casa di Babbo Natale, l'accoglienza degli elfi, le attività, i laboratori, addirittura un auditorium dove vengono fatti i spettacoli, e questo ovviamente tutto a titolo gratuito, perché noi il nostro sostentamento lo teniamo solamente nella parte in cui si accede dopo, che è una parte ambientata e allestita veramente senza invidiare i più bei negozi di Londra e New York, con decorazioni che vengono da tutto il mondo.
fatte per appassionati, per chi vuole fare un regalo, per chi le colleziona, eccetera, quindi dopo, eccetera. Dopo questo percorso, questo tour di immersione nel mondo magico di Babbo Natale, c'è anche quest'area dedicata allo shopping, diciamo, a tutto il tema natalizio, con anche oggetti, prodotti che possiamo acquistare perché no, per regalarli, oppure semplicemente per sfizio personale, se siamo anche noi eterni bambini. La nostra pazzia è andata oltre anche in questo caso. Ah, ecco, quindi ascoltiamo. Circa il 70% delle decorazioni che si trovano nel negozio fanno parte comunque di uno studio interno. Quindi noi disegniamo le nostre decorazioni, modifichiamo quelle esistenti, sono prodotti che arrivano veramente da ogni parte del mondo, e dove preferiamo comunque botteghe artigianali, quindi ci troviamo dai mastri vetrai polacchi fino all'artigianato italiano nei presepi. Quindi è un negozio dove il Natale, nella sua espressione sia laica, tradizionale che religiosa, è affrontato a tutto a 360 gradi, quindi alberi, luci, presepi, villaggi di stile americano, piuttosto che idee regalo da collezione. Chi ama il Natale non potrà uscire senza aver lasciato quantomeno gli occhi su qualcosa. Immagino quanti occhi lasceranno, perché soprattutto i bambini, io immagino già sulla soglia della porta, resteranno fulminati, affascinati da questo mondo, e penso che saranno più pianti per andare via che per altre situazioni, ecco. Beh, saranno pianti sì per andare via, ma che magari lasciano sospeso anche l'intenzione di tornare. Assolutamente, è una cosa positivissima, anche soprattutto per voi. Ti ho parlato sempre di bambini perché, ecco, il mondo fatato, il mondo magico del Natale è molto a tema bambino. Voi proponete anche varie attività all'interno del negozio, ce le puoi un attimo descrivere per i più curiosi anche? Certamente, c'è un'accoglienza fatta da un team di animatori professionisti che accoglie i bimbi e li introduce al negozio, facendogli anche svolgere delle attività, che può essere dalla classica letterina Babbo Natale, l'incontro con Babbo Natale. Questo avviene ovviamente in un periodo che dell'anno si diventa adatto, più certo. A ridosso. E poi la possibilità di scegliere dal fare la foto, piuttosto che giocare, intrattenersi con i vari trucca bimbi, o fare dei laboratori per creare la propria decorazione di Natale. Le attività sono numerose. Molteplice. Il tempo che viene dedicato ai bimbi per noi fa parte di trasmettere a nostra volta ciò che da bimbi abbiamo ricevuto e che ci ha portato a creare tutto questo. Un'altra cosa molto importante, diciamo una sorta di vetrina a 360 gradi dove possiamo ammirare video, gallery, informazioni, avere dei contatti, è la pagina Facebook. Quindi adesso andiamo a dare qualche contatto di riferimento per tutti gli ascoltatori che come noi sono eterni bambini, anche per i bambini, perché comunque mandiamo questo messaggio che è sempre bello rivivere la magia del Natale anche quando Natale non è ancora momento di Natale, però perché no portare i bambini per diciamo ad assaporare un'esperienza diversa, anziché portarli sempre al parco, farli stare a casa a giocare alla PlayStation, li portiamo nel magico mondo di Babbo Natale, perché no? Allora, pagina Facebook, quindi pagina pubblica, Il Regno di Babbo Natale. Invitiamo tutti a mettere mi piace, a seguire la pagina, a condividere e perché no andare personalmente a vivere questo fantastico mondo, e sicuramente Giorgio sarà lieto assieme a tutto il suo staff di accogliervi nel migliore dei modi possibili. Indirizzo email per qualunque informazione: info@ilregnodibabbonatale.it, sito web, dove ovviamente il sito web stesso vi rimanderà a tutti i social che Giorgio ha collegato al negozio, www.ilregnodibabbonatale.it. Ci troviamo Cassia, chilometro 62, Vetralla, quindi Viterbo. Numero di telefono da annotarvi immediatamente, quindi prendete carta e penna oppure munitevi di smartphone o iPhone: 347 658 4402. Ve lo ripeto: 347 658 4402. Giorgio, siamo quasi giunti a conclusione, vuoi mandare un messaggio agli ascoltatori? Mi è piaciuto moltissimo l'invito che hai fatto a chi ci sta ascoltando e vedendo di mettere mi piace sulla pagina Facebook, perché lì siamo veramente una grande famiglia.
quasi 100.000 persone che si vivono il negozio anche a distanza attraverso le nostre dirette e l'attenzione che rivolgiamo, richiamiamo i nostri elfetti. Perché i vostri elfetti. Esatto, sono un supporto importantissimo al progetto, ci teniamo, anzi gli mandiamo un bacione e vi invitiamo tutti quanti al regno di Babbo Natale a Vetralla. E sicuramente in molti verranno da te, anche perché rinnoviamo l'invito ad andare sulla pagina Facebook Regno di Babbo Natale, cliccare mi piace, ma soprattutto guardate quei meravigliosi video tour che vi immergeranno con gli occhi nel mondo di Babbo Natale. Però se ci andate di presenza, di persona, è molto molto meglio ancora. Giorgio, io ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo, speriamo che questo regno non finisca mai, quindi davvero complimenti per questo piccolo squarcio di magia che hai realizzato. Grazie. E davvero in bocca al lupo, soprattutto una buona notte a questo punto.